Salve a tutti amici, ma soprattutto amiche del web, Per la rubrica ne parliamo insieme, discuteremo di un argomento, le truffe. Argomento abbastanza difficile da affrontare. Al giorno d'oggi le truffe sono all'ordine del giorno. Chi subisce maggiormente le truffe sono le persone anziane quando rimangono da sole in casa. E questo è un male, tipo quando un figlio o un nipote esce per fare delle commissioni per la nonna, per la madre, lì che approfittano perché loro studiano la persona, viene osservata per giorni e giorni e giorni e giorni e giorni, finché non approfittano e non c'è un nipote, un figlio, entrano e dice: salve signora, buongiorno. Come si dice a Napoli, a babbiana, alla babbia. Purtroppo ci sono queste persone che purtroppo non devono fare, perché una persona anziana non va truffata. Purtroppo queste persone lo fanno come mestiere. Infatti io mi arrabbio quando sento queste notizie in TV, dice anziana truffata in casa. Poi sono anche bravi queste persone, perché si fanno i tesserini falsi, ti fanno credere la luna. Purtroppo non è proprio così, perché loro approfittano proprio di questa debolezza, che non c'è nessuno in casa ed è sbagliata, attenzione. Non si fanno queste cose. Sei una persona cattiva, ignobile e senza cuore. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Lascia un bel like, condividiamo il video sui social. Un saluto a tutti dal vostro amico V. Al prossimo video!